Giovanni Placido Agostino Pascoli, nato l'ultimo giorno dell'anno 1855, spira a Bologna tra i dolori di un male oscuro il 6 aprile 1912, accompagnato dal richiamo disperato dell'ultimo addio della tanto amata sorella Mariù. Quando le campane festose di mezzogiorno di quel sabato santo smisero di suonare per lasciare andare nella pace il grande maestro, studenti e amici accompagnarono il feretro alla stazione perché potesse tornare al suo nido di serenità a Castelvecchio Barga, in provincia di Lucca, luogo decantato in sonetti e terzine coordinati dalla più musicale semplicità. Nella vita Giovanni Pascoli aveva cercato di raggiungere l'inaccessibile, spinto da un'immensa nostalgia d'infinito. Ancora oggi i suoi versi trasmettono agli studenti di tutto il mondo il piacere delle cose più semplici, la sensibilità infantile che ognuno di noi porta dentro di sé. È così che ci siamo avvicinati in punta di piedi ai suoi luoghi, segnati dai frammenti di vita, con il cuore carico dell'eco di una poesia, camminando tra le testimonianze della storia di un uomo solcato nell'anima da ferite mai guarite che ci portano alla sua infanzia, a San Mauro Pascoli. Alla casa natale, vissuta fino all'età di 7 anni, il poeta dedica con nostalgia interi versi. La Domus, con l'aiuto del comune sammaurese, divenne quello che Pascoli aveva sempre sperato. Il tempio nel cui vestibolo tutte le famiglie si incontrassero col loro bambino per mano. Nel 1924 la casa diviene monumento nazionale e proprietà dello Stato. Verrà restaurata e in parte trasformata in museo di memorie pascoliane. Su volontà del poeta, l'edificio raccoglierà un giardino di infanzia e un ricovero per anziani abbandonati. Sarà gestito dal 1927 dalle suore di carità Santissime Capitanie Gerosa. Nel 1933 un regio decreto autorizzò la costituzione di un ente morale della Fondazione Domus Pascoli. Oggi è uno splendido museo. In questa casa c'è la genesi dei momenti felici. È così che la vedrete, intatta la cucina con il grande focolare, l'acquaio in pietra e i mobili d'epoca. Guardi le stelle
Al piano superiore, un percorso fotografico introduce la camera da letto con la culla in legno del poeta. Lo studio è quello del periodo in cui era succeduto al Carducci alla cattedra di letteratura italiana dell'Università di Bologna nel 1905. Il suo maestro, la guida spirituale, quella figura paterna tanto cercata che gli aveva ceduto il testimone. Per capire Giovanni Pascoli bisogna entrare nell'anima timida, gentile e ferita dell'autore. L'origine è poco lontano, è la torre di Villa Torlonia, dove la famiglia si era trasferita perché il padre, Ruggero, diventasse fattore della tenuta. È l'inizio di una lunga catena di dolore. In un agguato di ritorno da un fantomatico appuntamento a Cesena, la figura paterna verrà uccisa e il Calesse con il suo corpo, accompagnato dalla fedele cavallina Storna, giunge al villaggio di Savignano. Giovanni ha 12 anni e studia ad Urbino. Il doloroso rientro a casa lo ricorda con l'immagine della madre che, devastata dal dolore, parla con la cavalla per farsi raccontare dall'animale l'accaduto. Ognuno di noi ha nel cuore quei versi. Alla perdita del padre si sommano le tragiche morti della sorella Margherita, seguita ad un mese di distanza dalla madre. Poi lo lasciano i fratelli Luigi, morto di meningite, e Giacomo, mentre studia a Bologna. Entra nell'anima del grande poeta il desiderio di ricostruire un nido familiare. Lo difenderà per tutta la vita, prima con le sorelle Ida e Maria, poi, quando la prima si sposa, fino all'ultimo respiro con la dolce Mariò. Ogni volta che percorriamo i luoghi di Giovanni Pascoli, siamo noi a lasciarvi frammenti dei nostri ricordi, immagini e riflessi di quella poesia ancora oggi così moderna, così vera, così semplice, così carica delle mille sfumature di un'emozione, colori di un paesaggio che muta solo negli occhi di chi lo guarda. San Mauro, Bologna, Urbino, Firenze, Matera, Rimini, Massa, Pisa, Castelvecchio Barga sono solo punti di partenza per un viaggio infinito, quello nella nostra anima.